Spacciavano droga nei pressi della stazione ferroviaria, zona Movicentro di Ivrea. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino hanno dato esecuzione con il coordinamento della Procura della Repubblica di Ivrea e all'esito di articolate indagini di polizia giudiziaria a ordinanze di misure cautelari degli arresti domiciliari nei confronti di cinque persone di origine nordafricana. Il servizio è stato effettuato grazie a un attento e capillare controllo del territorio operato dalle fiamme gialle del gruppo Ivrea, a seguito del quale è emerso infatti come soggetti indiziati abbiano effettuato in concorso tra loro numerosissime cessioni di droga nei confronti di cittadini di giovane età, talvolta anche minorenni, nell'area antistante al Movicentro, uno spazio del capoluogo porediese utilizzato per attività di aggregazione sociale e culturale, frequentato anche da studenti, rendendola di fatto una vera e propria piazza di spaccio. Proprio la vicinanza a due istituti di istruzione superiore, situati a pochi metri dal Movicentro, ha reso l'illecita attività ancora più pericolosa, in quanto la zona è particolarmente frequentata da adolescenti, soprattutto al termine dell'orario scolastico. L'ausilio di attività tecniche di indagine ha permesso di documentare oltre 300 cessioni di droga, consentendo l'identificazione di numerosi acquirenti, che in taluni casi sono già stati segnalati autorità prefettizia. L'attività d'indagine sin dalla svolta ha consentito quindi il sequestro complessivo di circa 500 grammi di hashish, 1.680 euro, 15 cellulari, 4 biciclette professionali e 2 monopattini elettrici, nel valore stimato di circa complessivi 20.000 euro, ritenuti provento di ricettazione. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto i 5 agli arresti domiciliari.